si sta provando la notte, con il numero si scaccia il polino, non vuole spadare. Allora Andrea, che si fa questa vittoria del Casalvecchio? Per me è un'emozione grandissima, da Casalvetino è veramente un'emozione indescrivibile, non importa la categoria, per me ho vinto tutto, non è inspiegabile, veramente. Sapore, per te invece? Per me il Casalvecchio è una famiglia. Ionica. Salvo Trimarchi, lo zio Salvo. È una famiglia il Casalvecchio. Roberto, Casalvecchio! Tu che sei un casalvino doc a 40 anni, cosa si fa 41, cosa si fa questo campionato vittorioso del Casalvecchio? Abbiamo lavorato tantissimo tutta l'annata, quindi penso che lo meritiamo, anche la classifica va là chiaro e a questo punto oggi soltanto festa. Vai a festeggiare. Grazie. Samuele. Allora, Samuele. Le sceglie. Il momento del rigore. Il momento del rigore c'è stato, diciamo, calcio molto forte da parte del portiere, infatti penso che era netto. E poi anche se gli avversari non l'hanno accettato, ma era netto. E poi sei corso da tifosi meravigliosi. Sì, il gol è da un anno che lo cercavo, l'ho trovato anche sul rigore, però sono molto contento. Per un casalvetino cosa significa avere un Casalvecchio in seconda categoria? E il ritorno penso che sia molto importante, perché l'anno scorso ci abbiamo provato, però non ci siamo riusciti. Quest'anno con un gruppo magnifico siamo riusciti ad ottenerlo in modo penso strepitoso. Allora Lele, dopo il trionfo dell'Antilopa d'Agro, un altro successo col Casalvecchio? Sì, un altro successo col Casalvecchio, sempre un pugno di amici, sempre gli stessi obiettivi, sempre con lo scopo di fare bene, di socializzare, di stare in gruppo. Il nostro obiettivo è stato raggiunto e siamo contenti. Poi abbiamo anche Orazio Vittorio, il bomber del Casalvecchio.
Allora, buonasera. Cosa si fa per te dopo tanti anni vincere un campionato? È stata un'emozione unica, diciamo. Sono emozioni che, anche se uno vince negli anni ogni vittoria, è sempre piacevole, benvenuta. E quest'anno diciamo che ce lo siamo meritati sin dalla prima giornata. Hai fatto questa lunga corsa verso i tifosi, è stata in modo particolare verso mia moglie, onestamente sono fatto 60 metri col mio tempo, col mio passo, però ci sono arrivato piano, dai, okay. Portate a festeggiare. Comunque era un bimbo, anche quest'anno abbiamo attraccato la nave, ecco. Questo è il nostro obiettivo principale. Devo dire per facciare promozione. Siamo una famiglia. Siamo famiglia, la squadra è Casa Bella, questa è la squadra. E una la squadra. Grande Rocky. Grande. Gigi, allora, per te questa vittoria cosa sarà rappresenta? Fantastica vittoria. Grandi tifosi, grande società per quello che ho cercato di fare tutta l'annata. Una bellissima giornata per ricordare questa bella annata. Ora ci cerchiamo di divertire le ultime giornate. Avete giocato voi tutto per il paese di Casalvecchio, per il presente Cosimo Cicala? Certo, è normale. Tutta la dirigenza, il presidente in prima persona, hanno fatto davvero tanti sforzi. Bastanzia sono tutti ragazzi della nostra età, quindi... Cioè, questa è una cosa fantastica. Vai a festeggiare, dai!
canteremo questo settore, dentro fuori facendo rumore, non ti capita. Così, hai fatto una lunga corsa dopo quel bellissimo gol, in quel momento cosa hai pensato? È una domanda banale. Beh, ma... la domanda sì, è banale, naturalmente la dedica l'avete vista un po' tutti, era rivolta al cielo, sono felice, è stata un'annata straordinaria. Possiamo dire... Due anni fa tu mi hai detto che il tuo progetto era portare Casalvecchio in seconda corsa, ora la realtà è in realtà... Sì, diciamo che questo progetto si è concretizzato, siamo felici, ci godiamo il momento, credo che un bel pezzo di pagina sportiva per un paesino come Casalvecchio, e ripeto, ci godiamo il momento ed è tutto bellissimo. Ma ti aspettavo tutto questo entusiasmo, tutta questa partecipazione intorno a Casalvecchio? Era una scommessa di vita allora? No, non me l'aspettavo, però ci credevo, ecco, il nostro progetto era un progetto legato su rapporti di amicizia e quindi alla fine poi ci credevo, è stato così. Siamo riusciti a coinvolgere tantissima gente e questo ci fa piacere. Ovviamente il tuo progetto ha visto la partecipazione di tanti tuoi amici senza interesse, ad iniziare da Paolo, no? Sì. No, come dicevo, il progetto è un progetto fatto di amici che hanno creduto quando io gli ho buttato questa questa battuta, ecco. Gli ho detto che facciamo, ci muoviamo, riportiamo un attimino. Fuorte, siamo fuorte! Il calcio in un piccolo paesino e alla fine poi ci siamo riusciti. Mi hanno seguito e con me siamo con loro. Siamo riusciti a raggiungere questo bellissimo traguardo. Ovviamente a strada facendo questa famiglia si è sempre allargata. Se non sbaglio l'ultimo arrivato è Vittorio Damà. Sì, l'ultimo arrivato è Vittorio Damà e si è inserito bene. Ripeto, i nostri sono rapporti fondati principalmente sull'amicizia, quindi non poteva essere che così. Vittorio, una battuta, a chi dedico questa promozione? Questa promozione la dedico alla professionalità dei ragazzi che, nonostante abbiamo una bella rosa calcisticamente, sono stati in grado di rimanere in gruppo, e non è facile tenere un bel gruppo unito perché lo spazio per giocare è sempre quello, sempre 11 saranno a scendere in campo, ma nonostante ciò sono stati sempre uniti e pronti quando sono stati chiamati. Adesso è arrivata la seconda categoria, adesso puntate a battere qualche record nazionale? Sì, ci proviamo fino alla fine, l'abbiamo dimostrato anche oggi. Abbiamo raggiunto un primo obiettivo, come dico ai ragazzi, per entrare definitivamente nella storia e in tutto e per tutto dobbiamo concludere questo campionato nel migliore dei modi e credo che sia anche più che altro una soddisfazione personale, più che un record nazionale. In questa squadra c'era anche un ex bomber che ogni tanto c'è in campo, Santoro. Allora, come questa promozione, come la stai vivendo? No, bellissimo, è un bellissimo momento sicuramente. Stiamo raccogliendo i frutti di una splendida stagione in cui ci siamo impegnati tutti tantissimo, soprattutto dalla dirigenza ai ragazzi che allenamento dopo allenamento hanno costruito questa bellissima promozione. Allora, tu sei il figlio del presidente, del capitano, del giocatore, e allora forza Casalvecchio! Okay. Vabbè, grazie. Allora Guglielmo, un po' allegria, hai vinto un campionato, per te cosa significa vincere questo campionato da Santa Teresina con la maglia del Casalvecchio? Beh, no, significa tanto, non è il primo campionato che vinco,
però questo ha un sapore particolare perché la società, tutti abbiamo creato un gruppo, sacrifici, acqua, vento, eravamo tutti presenti all'allenamento ed è un'emozione, soprattutto un'emozione molto, molto bella. Cioè tu hai detto che hai vinto tanti campionati, ma questo ha un sapore particolare, detto perché? Ha un sapore particolare perché siamo un gruppo di amici, ho sposato questo progetto sapendo a cosa diciamo andavo incontro, perché sapevo che c'erano persone molto serie, i ragazzi li conoscevo quasi tutti e ho deciso di sposare questo progetto e è andata bene. Ti faccio due nomi, il presidente Cosimo Cicala e il mister Alessandro Moschella. Due persone stupefacenti, proprio il presidente Cicala ci conosciamo da una vita, abbiamo vinto un campionato insieme, lo sport insieme e quest'anno è un ragazzo e spero di continuare con lui. Possiamo dire che sono l'anima di questo Casalvecchio? Sì, sono l'anima di questo Casalvecchio, ma l'anima soprattutto è tutta la società che non ci ha fatto mancare mai niente tutto l'anno e soprattutto i nostri tifosi. Poi c'è un certo Andrea De Clodi, inizio della stagione, ha fatto diversi gol importanti. Ci siamo conosciuti quest'anno, siamo due fratelli, non di sangue, ma siamo due fratelli. Ci rispettiamo e ci vediamo troppo bene. Possiamo anticipare ai tifosi che la prossima stagione c'è la coppia gemelli del gol della seconda categoria? Diciamo che già un po' lo siamo. Diciamo un po' lo siamo, però per il prossimo anno siamo già carichi. La società sicuramente si sta organizzando alla grande per puntare a fare un gran campionato. Quindi possiamo dire forza? Casalvecchio! Allora, un altro giocatore esperto del Casalvecchio Sicolo che ha raggiunto un obiettivo di squadra ma anche personale. Una vittoria importante per Salvatore Trimarchi. Allora, un'esperienza come tutte le esperienze, bellissima. Ovviamente il Casalvecchio non è una squadra di calcio, il Casalvecchio prima di tutto è una famiglia e questo ci aiuta tantissimo a stare insieme e all'obiettivo finale. Diciamo che la forza è stata questa, essere la famiglia. E quindi prendere anche il cavettone da Andrea. Questa è la famiglia del Casalvecchio. Questa è la famiglia del Casalvecchio, eccola qua. Ok, gli obiettivi della vostra stagione ancora sono... E presto, intanto ti godi questa promozione, questa doccia e ora andate a festeggiare con lo champagne che vi porta lo sponsor negli spogliatoi. È giusto, questo sì è giusto, io mi godo questa promozione e ce la godiamo tutti insieme e un ringraziamento va alla società perché ad agosto 2017 quando mi hanno cercato giustamente io ho le mie 40 primavere. Però ho presumo di portarli discretamente e quando mi hanno cercato per me è stato un punto di ripartenza, no? Perché essendo tutti giovani, io ancora mi sento giovane, l'abbiamo dimostrato. Questa vittoria è banale dire che la dedichiamo al presidente Cosimo Cicala e al mister Moschella. Una dedica particolare a un giocatore, a un compagno che al di là della questione tecnica, però che ha fatto molto, che ha fatto molto per il Casalvecchio, anche stando in panchina. Io, è giusto dirlo, io questo campionato lo dedico al grande Maurizio Cicala. E me lo sento dal profondo del cuore, sono un amico di Cosimo, un amico di tutti, però Maurizio da lassù ci ha aiutato tanto. Anche oggi ha fatto segnare il figlio. Il figlio, sì. Ok, salve. Allora, due stagioni fa, quando è nato il Casalvecchio, l'obiettivo è fare un anno di assestamento, a conoscersi e prendere i frutti nella seconda stagione. E sono arrivati alla grande, con una vittoria maturata tanti giornate prima dalla fine, con tanti record, per un casalvedino come te, un'esperienza anche da calciatore in campionati importanti, cosa significa per Casalvecchio un giorno come questo? Intanto orgoglio, come dico ai ragazzi e come ho sempre detto, il calcio a Casalvecchio mancava e quindi farlo rinascere è stato bello, poi vincere è sempre bello. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, di come si sono allenati. Anche l'anno scorso abbiamo un attimino iniziato questo percorso e continuato con qualche modifica, ma sempre con umiltà, sempre con tanta fiducia di poter fare. Quando hai capito che Casalvecchio era la prima squadra accreditata a vincere il campionato? Ma io dico sempre che dall'allenamento si vede tutto, quindi i ragazzi erano sempre al campo, erano sempre presenti, erano sempre 20-25
hanno quindi ha avuto anche il braccio della scelta delle convocazioni. Sì, anzi li ringrazio tutti singolarmente perché hanno accettato sempre di giocare, magari di non giocare, di rimanere fuori, di fare spezzoni di partita. Io in linea di massima cercavo sempre di dare spiegazioni, però so che a volte le spiegazioni non valgono. La palma del migliore a chi la diamo? Ma non c'è un migliore, io premerei tutta la squadra, perché quest'anno non c'è stato nessuno che tra virgolette ha fatto qualcosa in più, hanno fatto tutti il loro dovere e non c'è stato una preferenza, tutti hanno fatto quello che devono fare, quello che provavano in allenamento e si è visto che... Tu che conosci da piccolo Cosimo Cicala, secondo te che cosa significa per lui questa vittoria? Cico è forse il ragazzo che mi ha già messo più cuore di tutti, questo sì, perché quando mi ha chiamato per allenare il Casalvecchio mi ha detto lo dobbiamo fare anche per mio papà, quindi io so quanto lui ci teneva, infatti sono felice anche della sorpresa che i tifosi gli hanno fatto anche in memoria di suo papà e sono anche orgoglioso di conoscerlo, di aver fatto questi 2 anni insieme, quindi... Ultima battuta, ora vai negli spogliatoi, ovviamente vai a bere lo champagne che lo sponsor vi ha dato, ma il prossimo anno sarà sulla panchina del Casalvecchio? Ancora non l'abbiamo parlato, penso di sì, poi se ci sono sorprese te le dico, però intanto pensiamo a festeggiare oggi. A proposito, ci avete vinto il campionato, ma ci tenete ancora a battere qualche record? Sì, ho detto ragazzi, una cosa importante anche in un'altra intervista a Messina, ho detto che sono stati dei piccoli professionisti, che in questa realtà non capita mai, e se professionisti in questa realtà vogliamo essere, dobbiamo dare seguito a tutto il campionato e onorarlo, come abbiamo fatto anche oggi, e ci teniamo a far bene, a fare qualche record, qualche soddisfazione. Ok, andiamo a festeggiare negli spogliatoi.